E buongiorno a tutti, benvenuti alla nuova puntata di Pokémon Topaz Gameplay Ita, l'unico gameplay Ita di questa hack. Bene, allora, spero che chi abbia visto l'ultima puntata si ricordi che eravamo rimasti bloccati qui, cioè nella Watery Road, che sarebbe in pratica l'altro lato della strada vicino a Petalipoli. Che abbiamo visto nella prima puntata. Allora, spero vi ricordiate che avevamo la squadra un po' messa male. Allora, io in pratica ho esplorato già un po', cioè mi sono andato a curare, ho trovato anche altri Pokémon in giro. Non ho battuto gli allenatori, quindi proprio vi potrete go godere gli allenatori. Aspettate un attimo, nulla. Piccolo inconveniente. Intanto Bunnit ha trovato un oggetto e in pratica dicevo me li sono curati, poi Tesla è stato guarito. Basta, sì, poi ho trovato questo qui, questo Pokémon Trashab, che è un veleno, sarebbe in pratica il Gulpin di questa regione. Ecco. Non è niente di che, carino però. Poi ho trovato anche il pesce. Poi ho trovato anche Fandog, che in stats non è che sia molto forte. E anche, come si dice, vabbè, lo Wingull di questa regione. Ecco, comunque, questa strada finisce qui. Ergo, andiamo sull'altro lato di questa strada. Questo abbiamo già battuto. Lì c'è il bug. Questo non dice niente. Bene. Andiamo. Bene, questa è la freeway. Qui si ritorna a Rockwallport. E qui ci sono gli allenatori. Vediamo un po'. Questo sarà un altro chimico. Quanto sono belli questi sprite. Cioè, questo con la provetta da Pokéball è splendido. Ah, eccolo qua, Trashab. Vabbè, Tesla è salito al 17, non ha imparato nuove mosse, purtroppo, perché l'unica mossa d'attacco che ha è attacco rapido e lui non è neanche di attacco fisico. Lo so, è una cosa. Tra l'altro non ho neanche MT di tipo elettro, quindi proprio dovrò aspettare che. Vabbè, qui la battaglia si prolungherà per abbastanza perché. Quindi io velocizzerei, perché comunque tanto alla fine. Cavolo, ho fatto critical hit. Alla fine gli apriamo il culo comunque. Quindi proprio. Se velocizzo o no è irrilevante. Se solo si svegliasse. Dai, oh. Vai. Vai. E mo gli apriamo il culo. Come in secchio, come si dice dalle mie parti. No, pure la bacca. Maledetto figlio. Cavolo. Sì, 2%, aspettate, eh. Giusto, giusto. Bunny mi ha trovato due full restore. Ergo io. Tanto visto che ce n'ho due, una la uso, va via. Tanto. Oh, ecco qui. No, ancora Yawn, ma perché? Maledetto, questo Yawn. Madonna questo. Oh, dai, ammazzalo, e non te fa avvelenare. Vabbè, pure avvelenato, ma che è? Madonna, pure avvelenato. Bring. Oh, ma questo chi è? Bring. A parte che roba è? Boh. Vabbè, cambiamo che sennò. No. Questo deve essere in tipo volante, quindi io metterei. Lascerei fare Geodude. Disable, ai cavoli.
Questo disable, ma un Gaia Strike. Ah, giusto, Geodude ha imparato autodistruzione. No, no, ma disabilitato Gaia Strike. E io mo come l'ammazzo? Boh. Boh, aspettiamo che finisca l'effetto di disable, aspettiamo. Ma disabilitato Gaia Strike. Oh. E vai, tieni. Merdaccia, tieni. Oh. Come si è permesso? Bene, e ora curiamoci subito Tesla che si deve allenare. No, bag. Dov'è? Oh cavolo. Vabbè, non c'ho l'antidoto. Vabbè. Eccolo qua. Pecia Berris. Health Potioning, sì. Use. Bene. Ho un mucchio di pozioni. Qua. Potion. Una potion. Pozioniamolo. E un'altra potion. Ok, va bene. Perfetto, siamo pronti a ripartire. Intanto questo gioco lagga come non mai. Solo perché uso questo programma. Tra l'altro non ho ancora capito come arrivare a quella casa. Boh. Sì, vabbè, questi sono i Pokémon selvatici. Ah, tra l'altro mi sa che tra poco, se questo gioco è minimamente fedele a in pratica Rubino o Zaffiro, dovremmo arrivare, ci dovrebbe affrontare Vera. Mannaggia, odio i selvatici. Tra l'altro ci sono questi quadratini d'erba in cui non si sa mai se ci sono strumenti segreti oppure no. Allora, un altro Molecult. Oh, guardate lì le auto. No, no, no. Troppo belle le auto. Ah, splendido. Con l'auto. E questa qui, guardate un po'. Ma la salita che bisogna fare con la marcia dell'auto. No, troppo bella. Troppo bella. Sta cosa dell'auto troppo bella. Ancora selvatici, ancora selvatici. Madò. Selvatico. E forza. No, qua non ci posso andare. Ah no. Ah, vedete, lì è un'illusione ottica, ci potete andare. Oh, così finalmente vedremo cosa c'è in questa casa. Anche se mi sono già fatto un'idea, perché data la posizione. Sì, infatti, è la quizzoteca. È la quizzoteca, vediamo un po'. Sì, è proprio la quizzoteca. What the fuck, è quello di shoot. Vediamo un attimo se ho taglio con me. Sì, flash slice. No, perché dicevo che in pratica, vabbè, adesso qui lo faccio, va, un livello della quizzoteca, tanto ci sono degli allenatori ed è veloce da fare. In pratica, ecco, vedete, qui ci vuole taglio, perché anche perché qui, ecco appunto,
mappe ricalcano quelle del gioco originale, perciò. No, ma ci mettiamo poco, ci mettiamo. Ecco, noi intanto tagliamo bambini. Velocizziamo un po'. Gotrobin. Oddio, ma che è questo? The Spire. Fammi indovinare, è uno spettro? Provocazione. No, non è uno spettro. Bene, bene. Cazzo, critico, maledetto figlio di... Non vorrei avesse super sorte. Lir. Vai, tiè, paralizzato. Soccombi davanti alla potenza del mio Tesla. 522. No! Ma dai! Per un punto esperienza! No! Questo è ingiusto. Madonna, ma questo che è? Vai! Stun Shock! Sempre stun shockiamo. Ultra Psy? Che è? Ma che attacco era? Ma che attacco era? Boh. Ma scrivetemi nei commenti se avete capito che attacco fosse, perché... Ammazza, non... Boh, questo continua a usare Ultra Psy. Madonna, quanto è lunga l'animazione di sta cosa, di sta mossa. Oh, non ha un cazzo di difesa questo. Ah, è che gli faccio tutti i colpi critici, ma santo ladro. Lunge. Ma perché a lui azione non fallisce e ammessi sempre ogni volta che la uso? Non è giusto. Oh, era 18. Sì, va bene, sì. Beh, special attack 32 è ottimo. Speed 41 è bestiale. HP 51 è molto buono. Un altro The Spire, no. Tra l'altro ha... Non mi ricordo il verso di quel Pokémon. Che Pokémon era? Vai, bene, paralizzato. E ora bag. Ok. Vai, paralizzato. Ecco, vedete, quindi Tesla, anche se ha solo Quick Attack e Stun Shock, apre comunque i di dietro. Sì, lui è ancora paralizzato. Provocazione, che non gli serve assolutamente niente. Come? Ma che cazzo? No, io non ho capito che cazzo è successo. Che cazzo è successo? Cioè, non so, mi ha fatto provocazione e poi non ho capito che è successo. Boh. Boh. Provo questa. Cioè, ha usato sconto. Cioè, ma. Ah, sì, forse ho capito. Ma sì, va, anche un'altra pozione via. Bene. Tanto ne ho da vendere le pozioni, quindi. Velocizziamo. E slasiamo.
Ah no, bisogna andare dall'altra parte. Poi scommetto che quell'oggetto sarà il solito biglietto che trovate. Perché nella quiz, perché nelle quizzoteche trovate sempre i biglietti, trovate. Cioè, le lettere, quelle che potete spedire. Questo rosso giallo è molto bello. Com'è co? Tesla vai, Stan Shock. Troppo grande. Headbutt. Ah cavolo, ho finito i PP di Quick Attack. Vediamo un attimo se ho. No, questa è PP Up, lo potrei usare. Però no, sinceramente adesso non va bene. C'è un Max Eder. No, via, dai, su. Faccio sgranchire Geodude. Cioè, Broadly, vabbè, mo. Dato sto soprannome, io lo devo cambiare. Perché se no. Fa troppo equivoco. E vai. La potenza del mio Broadly. Wow. Questo ha tutti come eco? Che sega. Dai, su, tanto morirai. Ecco, appunto. Voilà. Con Gaia Strike. Quanto è bella il coso. Disassata, Gaia Strike, è troppo bello il nome. Bene, ora andiamo qui per prendere. Tanto ci dovrebbe essere un'altra allenatrice, ci dovrebbe essere, quindi. Sì, infatti. Cos'è sta roba? Sicuramente è molto figo come Pokémon. Darthold. Madonna, Darthold. Il suo verso era quello di. Non mi ricordo. Allora, è un po'. Pokémon. Vediamo contro Geodude. Shadow Bear. Che non gli ho fatto niente, com'è possibile? Aspetta, però ha fatto il suono da resistenza, no? Perché se no allora gli faccio magnitudo. No. Oh, questo qui mi batte, oh, cavolo. Questo Shadow Bash dovrebbe essere. No, furtivombra? Boh. Una super potion, via. Ha tanto attacco questo Darthold. Però. E perché fa il verso di Skarmory? In più è lentissimo. Madonna. Tesla livello 19. Special attack più 2. Special. Ok, buono, 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 buono. Oh, Zap finalmente. Ma aspetta, Ah, vabbè. Vabbè. All'assistance no, questo quick attack no. Fake pain, via. Assistance l'ho lasciato per le lotte in doppio. Che. Va bene, scintilla, beh. Intanto scintilla. Che se no. Era troppo. Bene, prendiamo. Cioè, almeno credo che l'oggetto sia la lettera, ma mo vediamo. Orange mail, infatti, sì.
Usciamo da sta cosa. Sempre il solito, la solita scritta con il Trick Master che si vanta, ovviamente. E vediamo un po' chi ci dà. Oh, sì, infatti, la Rare Candy. Bene, 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 bene. Ok, la Rare Candy. Bene. Vediamo su chi la posso usare. Oh, se decido di usarla. La pesce. No, la pesce sta per salire. Anche lui sta per salire. Molecut. Sì, usiamola va su Molecut. Bag. Rare candy. Tanto una caramella rara comunque non gli fa male. Cioè. Sì, non gli ha fatto male. No, non gli ha fatto. Le caramelle rare, se usate troppo, fanno malissimo. So solo che se gliene date tipo una quando sta alla barra del livello che deve essere ancora tutta riempita, non fa assolutamente problema. Ah, ricordo sempre che la Quizzoteca potrà essere sfidata dopo aver battuto una palestra. Ergo, voi vi troverete sempre con i livelli della Quizzoteca che sono rispettivamente in scarto di uno con le palestre, quindi non è sempre disponibile. Ok, bene. Vediamo un po' i Pokémon quest'anno. Tesla, ok, va bene. Ok, possiamo procedere. Vediamo un po' che ci dice. Che ci dice? Molecule. Sì, Stunshock. Mannaggia, la stessa mossa. Maledetto. Ora qui gli dovrei fare zap. E fa pure critico, maledetto. Però gli fa tanto. Ma Molecut è troppo forte. Drilly, ma che davvero? Vediamo un po' se riesco a fare uno Stunshock. Un Steel Claw. Vediamo, dai, Stunshock. Ah, giusto, poi lui è di tipo terra. Va bene, allora. Alla pesce, vai, che così soli. E diventi iperfortino. Iperfortissimo. Solidify che non gli serve assolutamente a niente. Io direi una Water Gun. Eccolo qui. Non ha un cazzo di difesa speciale, Drilly. Va bene. Fandog. Va. Il mio ala pesce credo possa tranquillamente counterare questo Fandog, infatti. Allora, visto che adesso c'è Vera, cioè non Vera Zoe, vabbè. Io direi di deparalizzarci Tesla, sì. Bene. Dire it. Scusate, ma che è Dire It? Races? Ah! Il mirino. Buono, 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 buono. Molto utile in combinazione con Unpheasant con abilità Super Sorte. Spacca i culi.
Fate questa combo spacca dei culi proprio. In più, se il vostro Anfesant ha pure natura Adamant, siete a cavallo. No, vabbè, tutti questi tutti selvatici. Eccola qua, infatti. Zoe. Sì, ecco qua. Dai, su forza. Che ti spacco in due. Dato che sei una femmina. No, no. No, perché volevo dirti ti spacco il culo, solo che. Oh, che cazzo è? Agu Crow. Mazza, ma che è? È un pesce gigantesco. È anche molto figo, mi piacciono i colori, mi piacciono. Vabbè, Tesla gli fa il culo, non c'è niente da fare. Zap! Voilà, Madonna, un solo colpo, neanche. E non era neanche critico. Ah, però c'aveva il. Boh, non lo so, no, 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 mi stavo sbagliando. Ma perché questa? Ovviamente lei avrà il suo numel. E noi ancora non ci siamo arrivati, non si capisce come fa ad avere un numel. Mannaggia questa. Aio, Flare. Ma riuscirai a resistere a una scintilla? Se ci riesci. Non mi parlare. No! Che sfiga. Che sfiga. Mi poteva salire Tesla, me l'ha parnato sto maledetto. Maledetto. Proprio. Non stava per andare al 21 me la barnavo. No. La pagherai con magnitudo. Vabbè, 5 basta. Bene. Oh, Broodly è proprio un ottimo Pokémon. Treater, ma che è Treater? Ah, sì, è vero, perché lei aveva preso Polun. Mazza che brutta evoluzione. Io direi di fare una self-destruct, via. Va via. No, Energy Sack, non mi mandare KO, maledetto. Resisti? No, maledetto. Mo che cavolo gli faccio? Boh, mandiamo alla pesce sperando che possa fare qualcosa. Anche perché un revive non ce l'ho. Sì, ho un max revive. Vediamo se con un. Quanto gli faccio con un mad attack. Dai, resisti, 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 resisti. Sì, va bene. Vai, vai, vai. Può tankare. No, non gli ho fatto niente. Vediamo un po' con una lunge. A parte che questo usa ancora assorbimento. Vediamo con un'azione. Vabbè, sta battaglia andrà un po' per le lunghe, credo. Ottimo. Si è fatto pure critico sto maledetto. Fatto pure critico sto maledetto. Allora, vabbè, a sto punto usiamo il max revive su Molecut e gli apriamo il coso. Anche perché non vedo soluzioni se non revitalizzare Molecut.
Eh sì, vabbè, questo qui c'è pure furtivombra. Innanzitutto uno stun shock. Ma come cavolo fa ad essere così veloce? Ora, quick attack. Dai. Ma questo mi apre il culo, mi apre. Uffa, non ho PP per coso. Vai, sì, tietala. Tiete, vai, stronzo. Così impari. A non lasciar fare al mio Molecut la sua self-destruct. Oh. Levato dalle palle. Stalbero male riuscito. HP più 3. Ok. Bene, bene. Molecut diventa sempre più forte. E niente, dice che abbiamo barato. Ovviamente. Eh sì, infatti. Ah, ci dà il cerca tesori. No, il cerca tesori. Vabbè, comunque. Cerca oggetti, quello lì. Niente, ci dice che ci batterà la prossima volta. Per le stesse cose. E poi ci apriamo il culo. Purtroppo questi rivali vivono in un mondo a parte, un'utopia in cui loro vinceranno sempre contro di noi. Un'utopia in cui secondo loro, anzi così è meglio dire, avranno sempre la vittoria su di noi. Peccato che questa sia solo un'utopia. Dai, forza, sti selvatici. Ecco, questo qui è il Freecher. Aspettate che lo voglio annientare con uno zap. Avevo voglia di ucciderlo. Solo questo. Sì, ma con tutta st'erba arriveremo domani alla nuova città. Tra l'altro, aspettate. Vedo un attimo da quanto stiamo registrando. Cavoletto! Ah. Vabbè, è passata un 32 minuti a quanto pare. Vabbè, tanto ormai alla città ci siamo, via. Arriviamo alla città e concludo. Arrivo alla città e concludo. È che mi sono fermato a cercare gli oggetti. Quello. Oddio, pure l'eschimo. Oddio. Ma Eschimo Edwin, no. Questo è troppo bello. Eschimo Edwin. Pure col pupazzo di neve. Snow Attack. Ha pure fatto critico. Ma guarda tu. Quelli che fanno critico. O fanno tutti critico, fanno tutti. Carino questo Pokémon, mi piace questo Silksheet, non lo so come si chiami, però comunque il design mi piace. No, quello lì di prima, il pupazzo di neve, era non era bello. Eskimo Edwin. E cos'è questo? No. Ma che davvero, cioè, uno con l'armatura? Prima curiamoci allora, visto che quelli con l'armatura non sono mai da prendere sotto gamba. Un'altra pozione. Tanto abbiamo fatto un mucchio di soldi, quindi. Serarchi, ma che. Oddio mio. Boh. Knight Edward. Oh madonna. Ma cos'è?
Ecco, io ovviamente parto con il Pokémon svantaggiato, cavolo. Ma come lo batto questo? Oh, cavolo. Quanto è? Al 16, sì. Va via, proviamo a usare Buxhot, via. Fortuna che ce l'avevo dietro. Idem power. Vabbè. Non hai fatto niente. Ma che davvero? Vabbè, sarà una lotta piuttosto lenta. Sì, questo è un continuo Idem Power, ma... Vabbè, abbiamo vinto, su, forza, forza, che devo finire. Dai. Oh, morto finalmente. Bene, bene, bene. Adesso. Bene. E adesso. Oh, adesso Knighthead. E addirittura ci ha nominati suoi regnanti. No. Questo qui ci ha nominati i suoi re. E adesso che dobbiamo fare? No, la grotta no. Per piacere. Perché la grotta? Ma siete dei sadici. Addirittura la grotta. Ma questi sono sadici. Quelli che hanno fatto questo gioco sono dei sadici. Vabbè. Oh, vabbè, siamo arrivati alla città, quindi. Ok. No, non siamo ancora arrivati alla città. Ah, no, no, ci siamo arrivati, ci siamo arrivati. Oh, bene, 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 bene. Temevo di dover affrontare un'altra grotta. Io e le grotte siamo. Anche se io mi chiamo Onyx, perché Onyx. Cioè, Onyxo, perché Onyx è il mio Pokémon preferito. Quando ci sono le grotte, specialmente quelle lunghe con molti allenatori e con flash, ecco, non è che mi piacciono. E battiamo questo qui che tanto ci avrà tutti i Pokémon di tipo acqua. Eccolo, maledetto di uno Swing. Zappati. Ecco qua. Ce n'ho giusto, giusto 4. Questo c'ha 4 Pokémon, una a testa, facciamo. E via. Ah, vedi, sto Acro è il Wailmer di questa regione. Infatti è grosso, c'è lo stesso verso, se l'avete sentito. Repetition, che è Repetition? Mix, Forest Suite? No. E ripeti. No. Yes. Ma ripeti, non serve a niente su. No. Va bene. Forza. Oh, e via. Tutti questi calamari li facciamo fritti. Cioè, anche se Molecute è d'attacco speciale, cioè, fa il culo anche con gli attacchi fisici. Freeway Upper Road Sky Star O Town Nana Beberris. Ma quali sono? Boh. Quello non dovrebbe essere un allenatore. No, bene, bene, bene.
Non è un allenatore. Ottimo. Ma che, davvero? Ma dai. Ma sono sadici, eh. Sono proprio sadici. Questi sono sadici. Credevo di essere arrivato alla città. No, c'è la grotta. E ora scommetto che ci vuole il flash. Le cascate Meteora. Ma perché c'ha la musica delle cascate Meteora? Vabbè, sentite. Stiamo girando da 40 minuti. Io la finirei qua perché, dato che bisogna farci anche tutta una caverna per arrivare alla prossima città, date le brutte esperienze che ho io con le caverne, chiuderei qui questa puntata e dedicherei la prossima proprio alla caverna, perché cioè, quando feci quella puntata da un'ora, non è che molti la gradirono, quindi ecco, insomma, non vi voglio annoiare, ecco, più di tanto. Quindi salviamo, salviamo. Bene, detto questo, vi saluto e alla prossima con la Skyster Cave, che pronuncia pessima dell'inglese che ho.